licenza dell'ordinanza della Regione Calabria c'è l'obbligo di autodenunciarsi. Quelli che sono arrivati a noi qui direttamente sono già una settantina. Insomma, c'è tutta una situazione che adesso sta funzionando, ma che potrebbe poi non essere sufficientemente strutturata per un eventuale aumento, escalation dei casi, che se così fosse, diciamo, come si è visto in Lombardia, noi saremmo in difficoltà in generale. I servizi sono, diciamo, carenti di personale e sono sotto pressione. In Calabria c'è un'ordinanza che obbliga chi viene dalle zone rosse del coronavirus ad autodenunciarsi all'ASL. È in corso un vero e proprio esodo dal nord, ma finora non ci sono numeri elevati di persone in quarantena. Come lei sa, ai sensi dell'ordinanza della Regione Calabria c'è l'obbligo di autodenunciarsi direttamente o tramite il medico di medicina generale. Quindi in molti lo hanno già fatto, quelli che sono arrivati a noi qui direttamente sono già una settantina, quindi circa 70. E poi altri ce ne stanno arrivando, perché è un continuo, ce ne stanno arrivando via mail e anche attraverso, diciamo, le forze dell'ordine, che hanno dei dati relativi ai passeggeri che sono arrivati qui tramite treno o bus di linea. Tutti quelli che si sono autodenunciati sono stati posti in quarantena, perché non ci sono indicazioni diverse. I casi di soggetti da mettere in quarantena non sono soltanto quelli legati a chi viene dal nord, sono anche quelli legati ai casi positivi che abbiamo avuto. Ma la Calabria è pronta ad affrontare la situazione in caso di emergenza coronavirus? E come puoi immaginare, i servizi sono, diciamo, carenti di personale e sono sotto pressione. Cioè, nonostante fino adesso è stato fatto tutto nella maniera più precisa, senza alcuna perdita di dati. Se naturalmente la situazione dovesse esplodere, cioè pensiamo a una situazione che diventi il triplo, il quadruplo di adesso, poi naturalmente bisognerà organizzare non solo il nostro servizio, ma anche l'ospedale, eccetera, come perché abbia una integrazione di personale, se no non ce la faremo. Posti letto in rianimazione, posti letto per malati in fase di, magari non acuti, ma di subacuti. Insomma, c'è tutta una situazione che adesso sta funzionando, ma che potrebbe poi non essere sufficientemente, diciamo, strutturata per un eventuale aumento, escalation dei casi, che se così fosse, diciamo, come si è visto in Lombardia, noi saremmo in difficoltà in generale. Mistero invece sul dato regionale di autodenuncia. Il Dipartimento rimbalza alla Regione, che rimanda al numero verde. Questo è il numero per le segnalazioni all'ASL, terza volta che proviamo a chiamare, dopo 20 minuti nessuno risponde e cade la linea.